Un anno 2 è un anno che ci invita, è un'energia temporale che per la facilità della comprensione del linguaggio tra gli esseri umani si veicola come calendario, quindi data. Questo anno 2 ci invita all'equilibrio, all'accettazione di due polarità che hanno un centro. Il centro delle due polarità diventa complementarietà, diventa una danza a turno. La dualità, il concetto della dualità significa due forze nello stesso identico tempo. Una delle due si risveglia e accetta che esiste un'altra polarità dall'altra parte. E a turno iniziano a danzare, una volta un tipo di energia, una volta un altro tipo di energia. Non può esistere lavoro e rilassamento nello stesso tempo, ma si può fare un lavoro consapevole del rilassamento interiore allorquando si diventa coscienti. Non esiste un'opinione diversa, montagna e mare, nello stesso momento. In una famiglia, se due persone, una vuole montagna, una vuole il mare, esce la conflittualità. Se non si sale di un altro livello, tipo questo dove sono io adesso, dove la mare si abbina con la montagna, ma è abbinato già dentro. Quindi quando una persona, perché questo videoclip? È un invito alla crescita di consapevolezza e di coscienza, comprendendo che noi siamo esseri divini, che siamo spiriti di gioia, spirito di vita. Spirito di vita, mi piace chiamarlo, spirito di fuoco. Non a caso tutte quelle fiabe e teorie esoteriche e mistiche di luce. Noi siamo luce che attraversiamo varie epoche, varie dinamiche per manifestarci e per compierci certi film, certe dinamiche, certe storie e portarle al compimento. Quindi torno a dirvi, questo anno ci invita a comprendere che in noi e fuori da noi è una dinamica continua di due complementarietà che unite fanno uno. Questa dinamica danzante, rotteante, un po' oggi, un po' domani, se oggi è il mio turno, domani sarà il tuo. Quando si muove il braccio in una direzione, il piede dall'altra parte è in direzione opposta. Esistono certe leggi molto sottili, dinamiche sottili si chiamano nella fisiologia del corpo, che ci fanno accettare. Accettare, stare in quel centro e accettare le due polarità significa essere sulla strada della maestria interiore, cioè seguirsi. Ma seguire cosa? Seguire ciò che percepiamo dentro di noi. Non seguire un altro. Non è il tempo più di seguire un altro. Se quella voce dentro di noi non risuona o crea certe dinamiche o crea certi tipi di tensioni che poi portano alla conflittualità, significa che non è la nostra strada. Se quella conflittualità dura più di 3 giorni. Vi lascio con questa immagine di questo bellissimo albero, albero della vita, chiamiamolo così, che si ripercuote poi nel nostro corpo. È un'immagine, se lo volete disegnare, è un'immagine del sistema nostro nervoso, sistema nervoso che connette con il campo eterico e con la nostra quinta essenza. Se vi interessa un percorso di conoscenza e di rigenerazione interiore con la geometria sacra, accedete ai dettagli che vi lascio sotto questo videoclip. Se vi interessa rigenerazione proprio corporea, delle cellule, dei tessuti, dei sistemi nel corpo, quindi una reinventazione del vostro corpo biochimico, di nuovo accedete alla neuroplasticità applicata. Sui contatti che vi rilascio sotto questo videoclip. Concludo dicendovi buona giornata.